Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di Enter the Gungeon. Io sono Leone e siamo qui oggi per continuare dopo la scorsa partita in cui abbiamo giocato con cose a caso, letteralmente. Andiamo avanti con la partita normale e ho la decisione estrema, lo dico, grandissima decisione di... Uno, prima finiamo questa quest, ogni volta che avrò 6 di quei cosi userò quella cavolo di benedizione. Comunque... No, stavolta no, dannazione. Ah, sempre munita. Prima che arrivassi tu e cominciassi a calciare il mio casco in quel fosso, avevo perso ogni speranza di poter uscire da questo posto. Ma ora che sei anche tu nel gungeon, so che devo riuscire ad andarmene. Perciò, indipendentemente dalle tue intenzioni, ti ringrazio per avermi fatto ritrovare la speranza. Ho ordinato una cosa dall'ufficio acquisizione del gungeon, spero che ti possa essere utile. Se dovessi trovarla sotto, non farti problemi a prenderla. Del resto non mi sembri il tipo di persona che si fa troppi problemi con le cose altrui. Ora vai. Stavo facendo un volo di perlustrazione, ma mi sono avvicinata troppo. Ah, ok. L'inizio storia è... Stava facendo un volo di perlustrazione e si era avvicinata troppo a questa zona. Ok. Forse è il momento che impari anch'io a rotolare. Cosa mi dice invece Sermanuel? Tutti quegli anni, tutti i miei insegnamenti, finalmente ho capito che ero nel giusto. Va bene. La storia di Ser Manuel e di Coso non è molto interessante. Ma io ho una domanda. A te che... Guarda quanto è fiero. Cambiare personaggio, sì. Ok. Quanto maledettamente è fiero sto personaggio. Vabbè, fuffa. Devo giocarmi con l'evasa. Volevo vedere se c'era qualcosa di particolare. Una statua dedicata a un grande proiettile. Direi che ci facciamo la strada normale, sì. Perché obiettivo principale è riuscire a... a ottenere i crediti geomorici. Non prevedo di vincerla questa, però ci spero. Ok, iniziamo subito con un bel nemico difficilotto, direi. Questo personaggio non ha armi estremamente forti. Proprio la base delle sue armi non è una un armamentario forte dall'inizio. Però ha delle armi molto utili e un buff quando prende danni. Quindi è un personaggio abbastanza solido. Ha una velocità di sparo abbastanza alta, non è male. Se ottiene delle buone armi, diciamo che può diventare un ottimo personaggio per fine gioco. Soprattutto perché ha un'arma iniziale che è abbastanza utile per i nemici ravvicinati. Quindi ciò significa che giocare bene questo personaggio potenzia tanto, veramente tanto. Molto, è molto utile, oserei dire, anzi. Però bisogna saperlo giocare bene, discretamente. E io purtroppo non ho una capacità di gioco così elevata. Sì, ho battuto la volta l'Light Dragon. Ho fatto un passato. Sono contento di ciò, però non credo di poter fare in questo episodio l'evasa. Infatti, il mio obiettivo sarà, prossimo episodio, giocarmela con il Marine. Con i crediti... Con la benedizione. Esatto, questo è il mio obiettivo. Sì, ti apro dall'inizio, vai, fanculo. Oh, salve anche qua. Forse la tendo... Ok, sì, sì, certamente. Se non ero, abbiamo completato 3 piani su 5 per quel personaggio. Quindi... Bene, bene, bene. Riusciamo a completare anche questo, va tutto a posto. Chissà cosa vedremo in questa partita. Ogni volta la run di Enter the Gungeon mi piace, perché ancora non è come... In parte Isaac, in cui sono a livello tecnico molto più avanzato. Quindi sì, mi diverto ancora, però mi diverto trovando sfide, cioè perfezionando. Ecco, mi diverto cioè ancora qua mi posso divertire non perfezionando, ma riuscendo a scoprire roba nuova. Che sinceramente non è da poco per un gioco ora, quantomeno per un gioco roguelike, ad esempio già Nuclear Throne, credo, ho visto più o meno tutto in Nuclear Throne, nel senso, ho battuto ogni boss almeno una volta, quindi sono tranquillo. In realtà forse mi manca ancora qualcosina in endgame, però tipo ho battuto il boss finale del gioco, quindi non ci dovrebbero essere problemi. Cioè, Enter the Gungeon mi dà ancora soddisfazione, perché siamo a poche puntate, oggettivamente parlando. Aspettiamo la fine. Chest. Mi sta partendo un colpo di tosse. Non mi deve partire il colpo di tosse. Ne siamo tutti consapevoli. Ne siamo tutti consapevoli. Ok. Lo sto trattenendo.
per voi. Lo faccio per voi! Come ho scritto sul commento, perché mi hanno detto che non ero più OP come il solito nell'era di Isaac. Quindi lo faccio per voi, ragazzi. Lo faccio per voi. Ecco, con questo mi è partita la tosse, perché non riuscivo più a trattenere le risate. Un po'. Vabbè, non mi prego, non parliamo di altri youtuber. Non ce l'ho con nessuno, quindi non devo parlare di altri youtuber o di altre frasi che dicono youtuber. Quindi ignoriamo, continuiamo avanti, viviamo la nostra vita tranquilla. Andiamo a sbloccare la mappa anche di questo piano, così ci avviciniamo al completamento della quest, che mi piacerebbe vedere tanto la fine, poiché lui c'ha una spada. Quindi ho la vaga sensazione che forse mi dà la spada e lo scudo. Ci spero. Arbuletto glaciale. Potrebbe tenere una marea di centesimi, Proiettologio. È un oggetto attivo. 100 su 100. 100 su 100. È un oggetto attivo. È come tutto quello che volete. Quindi aspettiamo un attimo. Ok, facciamo esplodere quella roba. C'è da dire che mi piace tanto il fatto che sia molto veloce quest'arma a sparare. Mi piace tantissimo come cosa. Vediamo qua dentro, mappa completata. No, la mappa, serio? Mi ha dato la mappa di questo piano. Vabbè, là c'è una stanza segreta, tipo. No, è qui la stanza segreta, lì. Però non contiene nulla di che, quindi aspettiamo a usarlo il blank. Magari lo usiamo dal boss. Cosa mi dai di bello, te? Fammi vedere, fammi scoprire. Ok, sì, teniamo mappa condivisa. Un dono che gli ha fatto un'unità molto vecchia e strana, caduta senza danni. Amuleto di Lord Fosso. Aumenta i danni, a zero danni a caduta, ma ha un costo. Azzerare i danni a caduta, però ha un costo. Sono un pirla, però io vorrei evitare. Potrei vendere anche l'altro oggetto, però non c'è nulla di che. Lo vorrei abbandonare, però non me lo fa lasciare su di lui. Perché? Sì, ti ho portato qualcosa, se il gioco mi permette di lasciartelo stare. No, deve rimbalzare proprio male, è inutile. Oh, adesso cade, grazie. E dammi i soldi, che sono la cosa che preferisco in questo caso. Proiettologio? Ah, molli. Una molli che è buona, dai. Ci sono una marea di comunque cuori qua, quindi non mi preoccupo di nulla in questo senso. Andiamo fuoco a tutte e due. Sono messi in due, una posizione pessima. Dai, te, stavo trattenendo la cacheratina. Cioè, quello che dico di solito, perché sono in una posizione estremamente brutta per poter essere colpiti. Piatti i danni extra, allora, di questa incazzatura che mi hai lanciato, dai. Muori. Fammi questo piacere grande, grazie. Caccia Shade. Cosa mi dai di bello? Cos'è sta cosa? Zorma! Mai premere il pulsante rosso. Cioè? C'ho paura adesso a premere il pulsante rosso, sapete? Ne ho un'estrema paura. Torniamo qui dietro, 63 monete, ok? Ora, armuletto glaciale. Sarebbe interessante una cosa. Magari mi dà la spazzatura questo coso. La posso rivendere la spazzatura. Se lo leggo, magari me lo dice cosa fa. Metallatrice multiuso pronto in serie. Il suo distinto talento tangente rende facilmente disponibile a posti compartimenti della navi da croce intergalattica. Vabbè, lo scopriremo giocando. Allora, ammo. Non mi posso lamentare, purtroppo. Lo voglio l'armuletto glaciale. Lo voglio. Fammelo, dai. Grazie.
dammi i soldi, 79 monete. Amuleto glaciale, probabilità di congelamento, perché probabilità di congelamento, mi dite quello che volete, però mi piace come idea, mi piace troppo. La zona la proviamo in una stanza, giusto per, perché ho bisogno di capire cosa fa il pulsante rosso, quindi mi fa paura, però devo capirlo, e ciò mi chiede un tentativo, non è male, eh. Ok, no, l'ho ricaricata, sono deficiente, vabbè, fa un culo, la usiamo contro il boss. Bella la rotoschivata quella, by the way, quella che ho fatto. Muori taser, grazie, andiamocene. Per un attimo ho pensato di prendere danno là. Comunque l'armuletto glaciale mi dà un blank in più, che è un motivo extra per possedere armuleti. È un motivo per cui lo volevo, in cambio di quella, di quel mozzato che non mi piace tanto come arma. Che non è male, eh, però non mi piace tantissimo, quindi dai, mi sono autoconvinto a fare questo scambio. Muori? Te? Grazie. Il fatto è che non siamo perfettamente precisi con le nostre armi, eh? Si sente. Però va bene così. Quest'arma ha come uno dei pochi vantaggi il fatto di avere una ricarica molto rapida. L'arma, credo, del pilota era più lenta. Maledetto, non sono riuscito a farlo in fretta, cioè a schivare in tempo. Non è piano da qui poter prendere troppi danni, perché non ci sono troppi cuori. Mentre lo scorso piano ce n'erano abbastanza, quindi se volevo potevo prendere più danni. Grazie per la chiave, sempre utile. Sono contento quando il gioco mi aiuta in questo senso. Facciamo così. Prendi, muorici, grazie. Vorrei tanto riuscire ad arrivare comunque a battere il passato, anche con questa partita, così almeno ci leviamo anche il passato dell'evasa. Non è male. Mi è stato scritto che il passato della cacciatrice non mi dovrebbe piacere. Non so che cosa sarà, allora, se non mi piace. Ma quello che non comprendo è: non mi piacerà perché sarà stronzo, difficile, o non mi piacerà perché proprio sarà un brutto passato da eliminare. Aia, mi ha colpito. Purtroppo. Può succedere a volte. Era una stanza pessima. Lo sto commentando tanto perché sto cercando un po' di concentramento. C'è un po' di concentramento, non si può sentire, un po' di concentrazione. Ho una tosse ancora fastidiosa, che palle. Non parlo troppo, mi parte purtroppo. Ok, un'altra chiave, ok. Perfetto. Ricarichiamo sta arma. La Zorma l'ho ricaricata. Dopo la scorsa partita è anche troppo calma questa. Morite. Morite di rotto schivata. Ci è mancato talmente poco che mi sono cagato in mano. Consapevoli? Consapevoli. Ricordati di bere consapevolmente. Ok, la dovevo fare sta cosa a caso, perché sì. Upa, niente. No, proiettoloide, non farlo. Rischi di morire lì. Infatti c'è morto, eh. Però, poverino, mi dispiace. Non volevo che morisse quel pallottoloide era simpatico. Andiamo. Scusami, ma tentazione troppo grande per poterla rifiutare. Troppo grande come tentazione. Ho due cose, quindi posso prendere tutte e due. Faccio esplodere i cadaveri, wow. Non mi piace un oggetto, preferisco questo.
Andiamo nell'altra e speriamo bene. Era una chest buona, anche di livello relativamente alto. Non era, era un... non era proprio quella... non era proprio una cosa base, ecco. Era a livello sopra quello base, quindi poteva stare anche perci qualcosa da quella. Brutta situazione in cui mi sono trovato e non ho saputo reagire in tempo. Salve, casco nuovo. Casco anti-esplosioni, è il riparo, non prendo danno da esplosioni, serio? Riduce l'area di pericolo in caso di esplosioni. Ah, ok, no. Ok, mi protegge dalle esplosioni, ma non troppo ravvicinate, va bene. Interessante. Bottiglietta a cuore la voglio. Bracciale di rubini, non mi ricordo cosa faccia, quindi aspettiamo. Magari riusciamo a prenderlo, va bene, però non mi impegnerò troppo. Mentre invece l'altra la voglio perché mi aumenta la vita, cosa che è sempre utile in Enter the Gungeon, aumentarsi la vita. Un cuore extra può veramente fare la differenza in questo gioco. Mentre in Isaac è meglio la roba di quelli di fede. La corazza qua non è così tanto forte. Cioè, ha l'effetto di fare tipo... che sono tutti cuori neri praticamente. Danno stanza, ad aria, mica stanza. Però, boh, non mi ispirano troppo. Ora, gioco, mi devi dare un'arma. Di livelli anche alti. M16? M16, un bracciale assalta, vai. Vieni a me, M16. Mettiamo qua. Vediamo. Quanto era la bottiglietta a cuore? 78, ci siamo quasi. Posso teletrasportarmi qui dietro? Proviamo la Zorma. Dai, andiamo a farci il boss di già. M16. E andiamo. Ok, concentrazione perché non voglio prendere danni. No, bastardo! Perché mi rispawni sempre vicino, brutto stronzo? Che cavolo! Non è fair! Non è per nulla fair! È vero che mi sta anche sparando dopo che è morto il suo amico. Che bastardo! Me l'ha spawnato in culo, me l'ha spawnato dietro a sedere. La rabbia che mi danno in corpo queste cose. Vabbè, l'M16 comunque è forte, eh. Niente da dire contro l'M16. Salve. Armascia, corno incantatore, ali di cera. Armascia ti dà protezione quando tipo colpisci, quindi non è troppo male. Per nulla, oserei dire. Però no, bottiglietta a cuore, andiamo su sicuro. Vita liquida, HP extra. Stavolta è quasi obbligato. Stavolta è quasi obbligato, purtroppo, perché non ho altre possibilità, ecco. Perfetto, useremo questa Zorma nelle stanze normali perché l'M6 c'è da boss per me. Quindi andiamo così. Quanti crediti aggiornati ci ho ottenuto in questa partita? Figa. Che palle. C'ero quasi, era fatta praticamente. 2 crediti ancora. Dai, dammene almeno, spero, 6. Gioco. Non posso fare molto qua, eh. Mi state dicendo veramente che vanno a ricerca anche? No, vanno un po' a culo, anzi, scusami. Ora, il coso, il pulsante rosso. Cosa fa? Lo usiamo ora in una stanza appena entrati, però devo scoprirlo. Mai premerlo. Non male. Non male. Ovviamente è una sonda che entra il nemico e lo uccide. Ottima. Ogni tanto è una sonda, ogni tanto è qualcosa di meglio. Mi piace il concept di sta arma.
Vedete? Non mi lamenterò affatto. Eh sì, però questa stanza ad esempio devo per forza utilizzare la banana. Volete morire? Grazie. Sono veramente contento di ciò. Grazie. No, cambiami l'arma. Perfetto. Ok, quindi la zorma è estremamente buona, però fa effetti a caso, quindi non è, diciamo, l'arma più affidabile dell'universo. Ricarico questa, perché sì, a stanze normali usiamo un po' di banane. Già, un po' di banane. Banana. Perfetto. Proseguiamo assolutamente. Dovrebbe suicidarsi, infatti. Più o meno. Ok. Dopo c'è morto. Qua erano inutili le banane, ne sono consapevole? Sì, ne sono consapevole. Colpetto? Ok. Interessante sapere che è già qui, però non ci posso fare molto. Quindi fuffa. Così. Mi alzo un po' di protezioni in giro per la stanza. Che sono meglio di nulla. Tu, arminatore, che vuoi? Che mi sa molto di romanaccio arminatore, sapete? Non so perché. Ma mi sa. Perché qua prendono... questo è il carbone, quindi... Ha preso vita anche il carbone qua, ricordiamocelo. Qua anche il carbone ritorna in vita. No, anzi, prende vita. Niente di questo, non dovrebbe essere in vita di base. Tornando a dire di base, l'ho detto solo una volta finora. Arminatore. Hai resistenza ai danni. Però io non ti posso superare facilmente, quindi... Purtroppo, arminatore, mi spiace. C'è rimasto un po' tipo... Un po' male. Adesso è triste perché non c'è più nessun altro, non potenziai nessuno. Però... fa nulla. Il problema è che alcune stanze sono congelate in modo tale da attirarti con certi nemici in una zona chiusa, in modo tale che tu poi la seconda ondata te la becchi per forza in quel modo. È già la seconda o terza volta che lo vedo. Sapete? Cioè, sono bravi a aver fatto... Cioè, il gioco per come è fatto veramente bene in questo senso. Maledetta la mia gola che ha cominciato a morire. Veramente un gioco calibrato a puntino, perché una cosa del genere non è certo a tutti i giochi. Stavo rischiando di cadere giù. Sai, me lo state volte per oraccio quella cosa, consapevoli, consapevoli. Sono di livello alto, c'è un motivo per cui ho lanciato quella cosa. Fammi andare via veloce. Se ci vado a raccogliere la chiave, che non voglio abbandonarla, non si sa mai. Posso aprire una chest, giusto? Quindi vado ad aprire quella là sopra. Esatto. Poi torno indietro e mi teletrasporto, quindi fuffa. Non posso aprire da qua. Andiamo. È bello avere il 3 obliteratori là, comunque l'amuleto di ghiaccio. Bah. Come idea mi è piaciuta assolutamente. A me va bene come idea. Poi ovviamente uno vede quello che vuole. Cos'è questo? Ah, un cutinator pratico e sicuro. L'abbiamo visto un po' di volte. Spara in cutini. Già. Si carica e spara degli incudini. Non so con quale logica, perché non ne ho idea, però va bene. Spari in cudini. Ti vogliamo bene anche così, figliolo, ok? Ti vogliamo molto bene anche così. Vedete, trasportiamoci qua e proseguiamo, perché intanto... Bastardi? Doppio bastardo? Questo bastardo te lo prendi? Ok. Ma... Scusami. Via ti sta in cudine.
Perché? Perché mi sono rotto le scatole. Vi piglio incudini tutti. Mi incudino. Dai, dai. La mia cudine è pronta. Devo concentrarmi in realtà. Il motivo per questo premio danni è questo. Per chiamarmi forti. Questa qua per esempio degli incudini non è male. La scorsa volta non l'ho potuto notare, però sembra molto forte. Un'esplosione a quella distanza non è stata una bellissima idea. Lo dico sinceramente. Io vorrei usare proprio la banana. Cioè mi conviene usare la banana perché sto rischiando di prendere troppi danni. La banana quantomeno sciotta, però non è utilizzabile troppo bene contro i boss perché ha quei doppi attacchi. No, non mi fa sprecare cose. Ricaricami la Zorma. Bananiamoci. Siamo qua dentro. Eccoti di nuovo, salve. Come va? Cuore dimezzato, corazza. Cuore dimezzato per ora. La chiave non mi interessa troppo ancora. Spero o di trovarla o me ne frego di quella chest. Cioè è molto semplice. Perché non vuol dire che io possa fregarmi di quella chest? Molto semplicissimo. Cioè ancora più semplice che spiegarvi motivi, altri motivi. Perché quella chest non è niente di che. O almeno non dovrebbe essere nulla di che. Perché è una chest di livello base e non dovrebbe poter contenere armi troppo forti. Mentre invece mi interessa altra roba che possa contenere armi molto più forti. Almeno questa è la mia idea. Poi se per caso mi sbaglio me la farà pagare il gioco in un modo o nell'altro, no? Allora, ricarichiamo la banana. Che sembra una cosa brutta così, eh? Consapevoli? Consapevoli. Ok. Eliminiamo prima questi nemici, perché sì, mi conviene eliminarli prima questi. Il fungo è morto. Un'altra ricarica? Faccio così, dai. Col culo. Siamo tornati alla fine indietro, quindi devo ritornare qua, scendere giù, andare dal boss e proseguire. Proseguire non è impossibile sta partita. Il prossimo piano mi preoccupa, però. No, volevo vedere l'incudine quanto fa contro il Barrock cannoniere. Non fa pochi danni. Scusami. La Zorma? No, la Zorma mi sembra estremamente buona. In realtà. Anche perché mi sembra leggermente a ricerca la Zorma, eh. Quindi non male. Concentrazione per questa cosa. Dai. Muori. Ok, morto senza prendere danno. Grazie. Anticorpo, cura di più. Anticorpo. Avete i potenziali effettivi attivi, ok. Perfetto. Assolutamente perfetta come cosa, dai. Abbiamo recuperato anche un aiuto extra. Su via. Quindi come boss abbiamo M16 e Zorma. Mentre le altre le vedo più per stanze normali. Ma non male, non male, non male. Catacombe livello 4. Sono catacombe, quindi non è così semplice. Però a me va bene il fatto di essere sopravvissuto abbastanza facile questa. Chi manca? Muori. Bastardo del cavolo. Che ha girato il coso. Credo che non avrebbe girato in quel modo.
Più andiamo avanti, comunque più nemici prendono resistenza ai danni, eh. L'ho rotato chiaramente adesso anche. Gli sto prendendo a colpi di banane, eh? E fa figo come cosa, cioè molto molto bella l'idea mentale della cosa, sapete? Grazie per i soldi. Muori. In fretta, direi anche. Anche l'altro, non mi lamento per la sua morte rapida. Esplosioni, su esplosioni, però. Fanculo. Ok, così. Un colpo, giusto per sicurezza. Un cuore che ho preso per sbaglio, maledizione a me. Però, può andare, dai. Saliamo qui sopra. Quest'arma la uso per le stanze normali. Proiettili autoguidati. Interessante come cosa. Qua invece ho obliteratori da tavolo, altra cosa interessante. Però la chiave la devo prendere per forza perché non ne ho. Già. Andiamo così. Possiamo usare questo fucile a molla in queste stanze. Mi fa sempre ridere sto coso. La ricarica è sempre divertentissima. Mi è parso dietro il culo, però non faceva troppo ridere sto coso. Ok, basta, dai. Incudine. Tieniti l'incudine. Tieniti l'incudine. Un'altra incudine. Stordito. Pensavo di ucciderlo con questa scarica. Ok, perché ho mancato un colpo, ecco perché. Avevo calcolato abbastanza bene la cosa. Banane. Banana, il frutto dell'amor. La banana. È il frutto esplosivo dell'amor. Citazione sempre a Worms. La banana, ovviamente. Sembra ovvio. Ricarichiamo. Proseguiamo. Sto pensando nel frattempo. Scusate un secondo. Sto controllando una cosa. Andiamo. Mi aspettavo una stanza più difficile quasi, Però mi va bene così. Perché c'è la seconda ondata anche, non vi preoccupate. E tu devi essere eliminato alla velocità e alla luce. Diati sta banana, grazie. Mixato. Ancora vivo dopo un colpo. Ancora vivo dopo un colpo. Male. Per lui. Non è una bella stanza questa, lo sapete? Tutti consapevoli che non è una bella stanza, giusto? Perfetto. Ok. Scusate, sono un po' stordito dal fatto che non so bene cosa dire. Tranne il punto principale che finora sembra andare bene, però non posso mandarmela perché non siamo in un setup tale da poterci permettere sgargiullaggini, oserei dire. Siamo in un setup che ci si può permettere a malapena di dire ok, è possibile riuscire a finire la partita. È possibile. Affermare però già questa frase è rischiosa, eh. Cioè, rischioso. È rischioso. Questa è un'arma che non mi piace usare contro il boss, quindi va bene così. La sto sprecando solo per questo motivo. Anche se non è un'arma ovviamente scarsa, eh. Non mi piace semplicemente a me. Poi magari c'è qualcuno che la usa contro il boss. Ok, perfetto. Eliminiamo il fantasmino.
È però l'arma più divertente del gioco, perché ogni volta che la ricarichi ti parte la voglia di ridere. Pensa quanti incarbucciati mi mancano. No, non l'ha fatto. È carina, carinissima. Ok, un altro blank potrebbe aiutarmi molto. Non abbiamo ancora beccato chest, no. Però stiamo beccando sarcofagi, vasi, roba del genere. E stiamo distruggendo, quindi molto probabilmente ci becchiamo un vaffanculo da chi sta creando il ca... da chi ha creato il dungeon. Secondo me il dungeon è stato creato... boh. Cioè, il dungeon è stato creato. Il massimo esperto del dungeon finora è il fabbro. Secondo me. Secondo me è il fabbro. Però, perché so già che è il boss finale, quindi... non saprei dirvi. Cerchiamo l'altra cesta anche. Prima di aprire quella. Già. Andiamo, perché so chi è il boss finale, quindi... credo che l'abbia creato lui. E non posso spoilerarvelo. A meno che non lo sapete già, però. Per evitare. Muori, ti prego. Grazie, Jammed. Perché là è un nemico Jammed, se non erro. Si chiama così. E quindi, fuffa. Muori. Altra ondata, ovvio. Vabbè, un'ondata così normale mi va bene. Non so se i proiettili della seconda fila praticamente sono più deboli o no. Là è... questa, diciamo, sopravvivenza è stata talmente pelo che non mi aspettavo di sopravvivere. Ecco. Dai, qua posso usare la pistoletta, il revolverino a 4 soldi. Posso proseguire spostando il coso. Il tavolo di pietra. Dai, piglia tutto contro il muro, perfetto. E andiamo avanti così. Nana sta... sono tranquillino, non tranquillo tranquillo, ma... cioè sono abbastanza sgargiulletto, ecco, abbastanza tranquilletto. Un letto di tranquillità per me. Ovviamente punterei, cioè, all'eliminazione ossessiva compulsiva di alcuni nemici, che sono non tranquillo ad averli a fianco, per cui questi, che mi richiedono un po' di rotoschivata mentale, cioè devo sapere un po' minimo rotoschivare. Stanza del cavolo, stanza del cavolo, stanza del cavolo. Fanculo, il danno lo sapevo che ce lo prendevo. Questa brutta stanza. Pigliatti quell'incudine in faccia, te. Bastardo. Non mi ha aumentato gli effetti curativi, ovvio. Però... ok, non usiamo più questa. Un colpo. Se non erro, l'altra è più pregiata. Dovrebbe essere così come funziona. Perché la verde dovrebbe essere livello... B, l'altra livello C, perché vedete è più figa. E mi ha dato una cosa buona, caricatore aumentato per tutte le armi, che non ci si sputa mai. Per tutte le armi col caricatore aumentato significa bella roba. Fammi vedere, la banana ne ha 3 extra. Cosa sto facendo con la banana? Ah no, sto caricando. Oddio. La posso usare come arma. Una figata. Allontanati lentamente, aspetta. Perché posso dare... no, posso dare questa e la banana. Questa è la banana, va bene. Dai la tua arma attuale. Ci sta un'altra arma. Dammi la banana. Che buona, però... purtroppo abbiamo finito i proiettili, quindi... scambiamola. Cosa mi dai di bello? Cos'è sta cosa? Mi dire che quello che spara
Lanciagranate, ok. L'abbiamo già visto, quindi per questo ho fatto non mi dire che è quello che spara. Infatti è quello che spara. Sono contento, sono assolutamente contento perché lanciagranate è sempre bella come arma. Quasi si gioca più o meno. Non fai danni nella vita, eh. In un colpo non li shotta, però non male. Incudiniamolo. Così. Morto, perfetto. Quest'arma adesso ha anche un caricatore decente, per dire, quindi la mia vita è assolutamente bella ora in poi. Che palle la mia voce, che palle. Comunque non ho ottenuto un'arma a questo piano, mi dispiace qualcosa. Tutte queste armi hanno ottenuto un caricatore aumentato, che è una... Cioè, è sempre bello avere i caricatori aumentati, non potete capire. Ora, prendiamo un po' il lanciagranate. Muro fastidioso. Ho preso anche il danno iniziale, voglio la serie. Muro di merda, muori. No, non mi sembra molto molto pratico al momento. Molto funzionale come cosa. Preferisco altro. Ho finito i colpi. Non voglio prendermi un altro danno. Quindi M16. È cattiveria. Ok, è morto. Il muro è morto. Faccio l'anima del muro. Il muro è morto, viva il muro. Proiettile Omega. Mi ha curato di più qualcosa. Proiettile Omega, dopo di voi. Ok, cosa fa il proiettile Omega? Aumenta i danni inflitti dall'ultimo proiettile del caricatore. Uno dei due proiettili artigianali forgiati dalla figlia di Edwin per affrontare la sua prima avventura. Ok, l'ultimo proiettile del caricatore che fa danni. Si nota? No, non si nota, però fa sempre bene qualcosa. Soprattutto questo è il primo e l'ultimo, quindi dovrebbe essere aumentato questo colpo. Vabbè, non ci facciamo troppe domande, dai. Ora, obiettivo. Arrivare direttamente al boss. Quindi entriamo così. È già danno preso. Per saccolazza, sì. Prova a bloccarla un'incudine con la tua magia. Provaci. Ti sfido. Ok. Scusami, Eva. Questo qua era da fare. Perfetto. Devo ricaricare la Zorma anche. Devo ricaricarle. Zorma. Cioè, devo ricaricare le mie armi. Non c'è molto da dire. Incude, ti incudo. Ti incudo terrore. Questa era brutta. Va bene. Sto sparando molti colpi, ma per fortuna sto usando solo l'arma normale, grazie al caricatore aumentato che ho ottenuto. Quindi sono tranquillo in questo senso. Vorrei dar via la mia molly. Non mi serve più. Ciao. Morite male, vi prego. Lo chiedo per piacere, dai. No, niente cuore da prendere adesso. Il cuore per dopo, perché qua i cuori sono sacri. E soprattutto dopo che prendo un danno e mezzo. Questo piano i cuori sono sacri. Sono assolutamente sacrosanti. Caccia completata, vai da... Oh, ho ucciso tutti gli incarmucciati. Bene. Ho ucciso tutti gli incarmucciati che dovevo uccidere. Benissimo, ottimo. Chi manca?
Ah, un proiettile incenerito che è stato rianimato da una forza esterna. Almeno quello è quello di quei cartuccioidi. Più di inceneriti non me li ricordo. Solo che sono stati bruciati da una grande fiamma. Dark Souls, sei tu! Ok. Lo devo fare. Distruggila prima che esploda! Mi ha dato mezzo cuore! Culo! Che culo! Meglio farla... distruggerla prima che esploda, quindi... Abbiamo la conferma che normalmente... Morite. Per piacere. Grazie. Ora, te. Ti prendo? Ok. Io vado di incudine in faccia. Perfetto, mi va benissimo così. Ho sprecato un po' di munizioni delle incudini che non userò. Cioè, ho l'M16 da usare contro il boss io. L'M16, spero qualche altra arma. Ricaricarmi qualche altra arma. La Zorma potrei ricaricare. Ma cosa ho poi deciso? Se la Zorma o l'altra. Ok, speravo in realtà di ucciderlo prima. Ok, tu cadi giù. E potresti morire, grazie. Se non erro, in un certo momento è immune ai danni, da quanto abbiamo letto. Cioè, quando è fisso, tipo, sì. Ok, posso ricaricarmi un'arma? Credo che mi ricaricherò la mia Zorma. Vai. Ecco il proiettile, grazie. Ciao, ti serve qualcosa? Devo concentrarmi. Oh, certo, quel braccio l'ho fatto per Ox, per sostituire quello che ha perso. Volevo portarlo al varco, ma sempre così tanto a fare, è la sorella. Se avessi modo di portarlo a Ox e a Cadence, te ne sarei grata. E anche loro. Forse puoi trovare il modo di portarlo su. Ok, me lo ricordavo di averlo già visto. Cioè, mi ricordavo di averlo già visto la volta scorsa, quando ho riguardato il video, perché io li riguardo i video. E mi ero andato a documentare sul braccio di Ox. E quindi sapevo che era quello il braccio che dovevo restituire ad Ox. Come si fa? Ogni tanto dei nemici faranno... Cioè, daranno dei palloncini. E quindi dovrei collegarlo tipo a dei palloncini, a quanto ho capito. Ovviamente è solo quanto ho capito e non so se è esattamente così la cosa. Però mi ci piace. Cioè, mi piace sapere. Ehi, Gola, ti prego, sto registrando, vuoi smetterla? Mi piace crederlo. Ok. Perfetto. No, mi conviene prendermi il cuore intero che c'è qua, che potrebbe curarmi del tutto, no? Ok, torno indietro. Vado avanti. Se arriviamo al boss, raccolgo il cuore. Le incudini. E poi posso lanciare l'arma, giusto? Le incudini fanno sempre un grande danno in faccia ai miei nemici. Un incudine in faccia non credo che faccia bene. Gli ho riforgiato la faccia, potrei quasi dire. Perfetto, uscito dal piano. Cioè, uscita dalla stanza. E non era così semplice. Dimmi che c'è il boss. Perfetto, a me me ne può frega di meno il braccio di Ox. Mi spiace, Ox, ma... Ora possibilità come questa. Io, Ox... Non lo cago. Ok. Recuperiamo l'altro cuore, mezzo cuore. Cosa c'è lì? Cosa c'è lì? Ah, ho capito.
perché c'è le esplosioni, perfetto. Ok, quindi questa è tipo la migliore possibilità che possiamo avere per adesso per poter fare il boss. Sì, assolutamente. Non c'è momento migliore. Cuore dimezzato, tutta roba che costa troppo. Sì, tutta roba che costa troppo, quindi vado. Dai, su, che forse ce lo vediamo il finale di questa qui. Hi Dragon, I'm ready for you. Ok, primo proprio danno di cattiveria. Non può prendere l'aria a fuoco, vero? Non è neanche in una posizione tale da poterli prendere questi danni. Quindi proprio chi se ne frega dei danni ambientali, ecco. Ok, il Fire Breath, che è fastidiosissimo secondo me. Vai. Ora fa un'esplosione. Ok, più o meno l'ho capita questa come si schiva. Questi qua sono un po' fastidiosi invece. Ma pigliati in faccia quello che vuoi. Mi hai rotto le scatole, Ike Dragon. Dovresti poter morire in fretta con questo setup. Vabbè, ti stai facendo desiderare, l'ho capita. Tanto i blank, se non lo sapete, dopo non ci servono troppo, quindi... Proprio in tempo sono riuscito a fare sta cosa. Vai, manca poco, la sua vita è bassa. Perfetto, passata alla seconda fase. Ottimo, passata alla seconda fase, mi piace. Perché ho anche abbastanza vita da poter essere tranquillo. E ho addirittura un blank, giusto per sicurezza. Dai, ad hanno preso perché gli sono andato addosso. Ok, non ho la ricarica. Qui devo... Zorma? No, questo, vai. Vedete? Il blank serve anche in questa fase, però di meno. Come ben vedete, il blank non libera tutta la zona. Dai. Ancora un altro giro. Un altro giro. Ce l'abbiamo fatta. Confido di poter fare questo salto. Confido di fare questo salto. Confido di fare così. Fanculo. Finché non prendo troppi danni, tutto va bene. Tanto adesso si resetta tutto. Perfetto. Fatto, 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 fatto. Vai. Si va all'altro passato. Si va all'altro passato. E ho anche i soldi per fare una prossima run a culo. Vediamo se ce l'ho il proiettile che uccide il passato. Sì. Cioè, guarda un attimino la descrizione del proiettile ozzo. Non mancare il colpo, sti cazzi. Un proiettile che può uccidere il passato. Nessuno sa cosa succede quando lo spari, ma ti sentirai molto meglio. Perfetto, andiamo. Vai. Entriamo qua. E ritorniamo a uccidere un altro passato. Perfetto. Dai, arma. Ritorna da me. Stavolta è il turno dell'evasa. Chissà come va a finire. Non so se ce la farò nel primo tentativo, eh. Ok, sono pronto. Carichiamo il proiettile. E via. Caso già lascio sempre.
Nightcrack Confession, il passato, 12 anni prima. Finalmente. Boss, sono qui, l'egemonia. Come hanno fatto ad arrivare così presto? La banda è già quasi tutta al fresco. Scappa! Se ti abbattono, siamo tutti fregati. Che ci fanno qua tutti questi sgherri dell'egemonia? Il nostro accordo è terminato. Quanto credi che potesse durare la tua ridicola operazione, LL? L'egemonia imperiale non poteva continuare a lasciarti fare i tuoi comodi. Aspettati una punizione esemplare. Verme traditore, avevamo un patto. Sei un uomo morto. Ammiro la tua determinazione, ma il posto è completamente circondato. Ragazzi, prendetela. Cittadina dell'egemonia 83H4159. Alias primario Laser Lily, sei in arresto per collusione, appropriazione indebita ed estorsione. Sei inoltre ufficialmente indagata per evasione fiscale, rapina a mano armata, truffa, distruzione di proprietà privata, vendita illegale di armi, favoreggiamento, traffico di droga, contrabbando di sostanze vietate. In realtà era lei una stronza. Futuro furto aggravato, cospirazione e tentato omicidio. Ti portiamo al fresco. Nessun gesto improvviso. Mani sul tavolo. Dai loro una lezione, dai loro una lezione. Io amo sto personaggio, però. Posso fare la rotoschiata? Sì che la posso fare. Ed ho un Thompson. Ci è mancato poco, boss. Devi tagliare la corda. Concordo, concordo. Che inventario ho? Ho le armi base più... Ok, questo revolverino. Va bene. Mi dicono qualcosa? Abitanti dell'egemonia? Strano. Sapevo che sei stato un osso duro, ma visto che stai resistendo all'arresto, non lascerai viva questa stanza. Sì, balla. Damerino corrotto, baffo nero. Bella. Complimenti. Vabbè. Salve. Da notare che abbiamo comunque blank. E la rotto schivata. Però la massa di fuoco che sparano è tanta. Non so se dire di essere a posto oppure no. Ah, è partito già infuocato, tipo. Spero che questa sia la zona migliore in realtà. Dov'è? Là a prendere danni sul fuoco. Mi va bene. Onesto, mi pare. Non c'è solo questa fase, già ne sono consapevole. Dov'è che è? Sono consapevole che non c'è questa base. Lo so già, lo so già. No, valigetta di contanti sbloccato. Go to car. Foto imbestialmente sbloccata. Sbloccato. Ce l'ho fatta davvero a cambiare anche questo passato. Sì! Secondo passato andato. Vai. Manca marina e cacciatrice. Vediamo qua. Ah, acceleriamo con E, va benissimo. Così lasciamo scorrere più veloce. Grazie per aver giocato. Hai ucciso il tuo passato, ma il Gungeon è ancora lì. Lo so, lo so, lo so. Partecipa alla sparatoria. Valigetta di contanti. Foto investimento e partecipa alla sparatoria. Cosa ti ha ucciso? Niente e nessuno, complimenti, hai vinto, evasa, nightclub, hai ucciso il tuo passato. 50 minuti run, 54 minuti, ed è lei tranquilla con la valigetta di soldi via. Non è una cosa tanto bella, perché abbiamo appena aiutato una pluricriminale a scappare e non essere beccata, però mi sembra che l'egemonia sia anche abbastanza stronza, quindi cerco di risollevarmi con questa cosa. Ok ragazzotti, quindi io direi che dopo il secondo passaggio ucciso posso concludere qua l'episodio. Ciao!
Qua da Leone è tutto, spero che il video vi sia piaciuto. Se è piaciuto il video vi ricordo di iscrivervi, commentare, lasciare mi piace. Ciao a tutti ragazzi, a un prossimo video. Ciao!